Buongiorno Mari. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, Buon Sere. pomeriggio, come Noi, stai? non molto bene, noi abbiamo appena finito la telescrap e subito eccoci qui all'opera, no? Sì, con un nuovo progetto, perché Sì. oggi abbiamo visto insieme come funzionano i card kit di Eccoli Simple qua. Stories. Sì, Lo infatti stiamo vedendo con questi. la collezione dei Little Things, però in realtà funzionano tutti uguali. Sì, Quindi tutti una volta uguali. che E per almeno me, ne vedo uno. sì, per me è sempre un grande piacere lavorare con questo card kit perché in realtà è veramente una cosa molto intelligente. Esiste sia per le card che per il layout. Oggi abbiamo preso questo per le card e come puoi vedere ci sono 8 progetti all'interno che possiamo fare, ma la cosa bellissima di questi card kit è che all'interno trovi tutti i pretagliati che ti consentono di fare appunto le card. Come ti E stavi spiegando infatti sì, tu oggi durante la diretta, è un buonissimo prodotto prodotto, da sì, portarsi indietro anche quando sei in vacanza, perché basta la colla, è questo ed solo è la colla tutto. praticamente, Serena, perché poi tutto il resto è già pretagliato, quindi io non devo avere neanche le forbici. All'interno trovi un foglio dove ci sono le foto dei progetti E le e le istruzioni. istruzioni, ma sono veramente semplici, neanche dovresti leggerle perché basta semplicemente che vai a ricercare i vari elementi nei E pretagliati e su vai a questo schema. incollare. Sì. Benissimo, allora facciamo qualche card, perché Sì. durante la diretta tu ne hai fatte prima tre, Sì, ma in realtà se ne possono fare ben 8, quindi 8, scegliamone 8. un'altra, una o due, e la Guarda Serena, io ho facciamo. già scelto perché ho incominciato a togliere, a staccare dai pretagliati, scelgo di fare questa. Per cui Benissimo. ho già tirato fuori alcune card, ho seguito un po' i disegni nei suoi pretagliati e vado proprio a incollare. Nel card kit, non l'abbiamo detto, ci sono 8 fogli di carta già pretagliata e guarda, Piegata. piegata, ecco. Quindi vado, inizio a incollare, questa che faccio vedere adesso è orizzontale. Sì. Ok. Metto un po' di colla, io uso la colla Nuvo oggi Sistema con un me. attimo Sì, Mari, grazie, così così siamo ci vediamo centrate. Sì, bene, sì. si vede bene quello che andiamo a fare. Io metto un po' di collina, in questo modo vado a chiudere un lato della mia card. Loro sono dei pretagliati perfetti per questa misura. Quindi la cosa bella è che può farlo chiunque, anche chi è proprio Assolutamente alle prime sì. armi, ragazze, basta avere una colla. Sì. Una colla e avere un po' di voglia di Sì. Di divertirsi. divertirsi soprattutto. Adesso vado a mettere il secondo livello, che è questo che io avevo già preso, appunto. Colla anche qua dietro, tuk tuk. Come ci hai spiegato prima in diretta, è anche un Sì, esercizio per lo stile, per per il lo sì, anche gusto. proprio per capire qual è il peso specifico delle immagini che andiamo a sovrapporre quando dobbiamo fare una card. Questa è completamente bilanciata perché già qualcuno l'ha pensata per noi, però sai, è un bell'esercizio da fare. Poi questa bella striscetta di fragoline, come puoi vedere, la devo mettere poco più su della striscia qua Dello dello scallop. scallop. Ecco qui. Quindi andiamo a posizionarla, schiacciamo un pochino e poi sopra c'è questa striscetta di pezzetto di giornale. È un bel progetto da fare anche con i bambini, Sì. oppure da fare nei momenti dove non vogliamo pensare troppo, ma Brava metterci soltanto Sere. lì e goderci il Sì. momento. Magari stiamo vedendo anche una serie TV, un Sì. film, la sera, mentre siamo davanti alla televisione, E ci prepariamo un po' prepariamo, di sì, card da tirar fuori nel momento in cui poi ci serviranno, perché poi certo, una card ci serve sempre e sì, quando ci serve non ce l'abbiamo mai e non abbiamo magari il infatti, tempo di farla in quel momento, no? Perché arriva. Oggi proprio una delle nostre amiche ci diceva: mio marito è arrivato, mi ha preso la mi ha card che preso aveva la appena carta fatto, la e l'ha devo portata rifare, via. e l'ha portata via senza neanche chiedermelo. Ora spesso capita, no? Chi ha figli a casa, Sì. mariti, che arrivano e ti dicono: mamma, mi fai una card per la mia amica, così. Brava, è Tu magari in vero. quel momento non hai tempo, devi fare qualcos'altro, dici: eccola, ce l'ho Però pronta. me la so già preparata. E tra l'altro noi tempo fa avevamo anche visto, avevamo fatto vedere che si poteva fare anche una scatola porta card, così ce l'abbiamo Certo. già sempre pronti. Vado a prendere gli altri elementi che sono questi. Come
come vedete è anche molto semplice andarli poi a, a recuperare, recuperare sì, da sì, questi fogli che sono pronti. Sì, cioè, sì. È solo una questione un attimo di pazienza per andare a staccare tutti gli elementi, a recuperarli e poi incollarli. Quindi veramente facile. Come puoi vedere è veramente semplice. E anche chi non ha tanto materiale a casa, in realtà basta sì, che acquista uno di questi kit, sì, non hanno neanche un grande prezzo, insomma, ci sono poi per tutte le collezioni. Questa è una delle ultime collezioni uscite di Simple Stories, si chiama The Little Things, ma in realtà veramente la fanno per ogni collezione. Quelle migliori, secondo me le più belle, sono quelle di Natale. Sì. Perché a Natale si sa che dobbiamo fare mamma tante mia, card, quelle però, sì. Però per i compleanni, per esempio, ci servono sempre in qualsiasi periodo dell'anno, e quindi a seconda del periodo magari esce una collezione ci andiamo più a... all'autunno, infatti, più alla primavera, all'estate. Io continuo a incollare, come puoi vedere, qua vado a seguire proprio lo schema. Come vedete Mari non ha letto nulla, cioè no, abbiamo proprio seguito, però se avete qualche dubbio, in realtà c'è anche tutta la spiegazione. Sì, c'è proprio qui, tutta la spiegazione. Simple Stories è un marchio americano, quindi la spiegazione è in inglese, ma è anche molto intuitiva. Questo è il foglio di chipboard, che quindi hanno un volume diverso rispetto sì, ai tagliati che abbiamo visto fino ad ora, ma che ovviamente vanno a contribuire proprio alla nostra card. Tre fragoline, 1, 2, 3. Tre si sa che è sempre il numero, il numero perfetto. Perfetto, si usa tantissimo in grafica. Sì. Questo utilizzo dei tre elementi. Vado a posizionare il nostro uccellino proprio così come mi dice più o meno. E poi vado a mettere fragoline qua e là. Ora lo sai che a me piace zoomare. Adesso brava, da vicino così si vede bene. Così si vede proprio grande, bene. Uno. Poi un'altra fragolina la mettiamo qua, proprio qui nella, così, e un'altra che balla la mettiamo qua, un volo di fragole. Ed ecco che come in pochissimi minuti abbiamo creato una card. Questa poi la andiamo a piegare, ecco qua, e la nostra card è pronta, composta. Sere, noi ne avevamo fatte in telescrap 1, 2, ne avevamo fatte più di una, ma ad un certo punto abbiamo fatto una variante, perché nulla ci vieta di creare delle varianti. Eccola qua. Ho preso una, esattamente vi faccio vedere quale avevo deciso di fare, che è questa, questa con la macchina fotografica e lo smile, ma noi oggi avevamo anche a disposizione la fustella, una delle ultime fustelle di impronte d'autore, che è sugli auguri. Ho fustellato la auguri e l'ho messa qui, quindi queste card sono fantastiche perché c'è già tutto scritto, già tutto composto, ma c'è grande spazio per la nostra creatività. Ecco qui. Benissimo, Mari. Bene. Grazie mille anche oggi per averci seguito. E alla prossima ispirazione. Ciao. Ciao.